grazie, grazie a voi e grazie per la pazienza, perché sembra di no, ma insomma, essere qui presenti, veramente, vuol dire, visti da qua, siete singolarmente attenti e in qualche modo catturati anche dalla direi proprio anche dalla bellezza delle parole dei miei colleghi relatori. Io vorrei dirvi due cose di passaggio. La prima, darvi un'idea dello schema del libro, e la seconda cosa, riprendere alcune delle provocazioni che sono venute appunto dagli amici per, come dire, proporvene una mia chiave, come se potessi rispondere a lui quando pone il tema cruciale intorno ad alcuni nodi sollevati dai valori cosiddetti non negoziabili, a Savino, con cui condivido un dibattito, non voglio dire quotidiano, ma perlomeno sicuramente settimanale, senza proprio su questa visione, una visione, come dire, ampiamente positiva, propositiva, attrattiva di quella che è la nostra fede come un messaggio della gioia, e poi al nostro amico Mauro per l'impegno con cui tutto sommato ha cercato di proporre, come dire, un itinerario che fosse anche di rigore intellettuale, no? Poi per tradurlo nelle proposte politiche apparentemente più pragmatiche, no? Per le cose che lui diceva, in realtà poi molto anche in sostanza. Il libro nasce effettivamente con una lunga riflessione, avrebbe dovuto essere una definizione, invece poi è venuto fuori un paragrafo abbastanza lungo, abbastanza corposo, proprio sul tema della laicità. Ma Savino dice che lui si annoia quando sente parlare di laicità, perché lui è laico e non mette in dubbio assolutamente la sua laicità, ma lui sa perfettamente che questa è una delle cose che viene messa in discussione con più frequenza quando si parla dei cattolici. La cosa che più mi fastidisce, forse anche di quel fastidio un po' a pelle che ognuno di noi sperimenta, quando ha la sensazione che l'altro pensi che lui non sta parlando in prima persona, ma sta parlando, come dire, come se fosse una specie di soggetto eterodiretto, no? Una specie di avatar di qualcuno messo là a ripetere cose che il Vaticano, la Chiesa, il prete, il vescovo, qualcuno ha detto e a cui lui debba, come dire, dare voce. Come se non fosse capace, no, di avere un pensiero proprio, con il coraggio di condividere molto di quello che è, diciamo, il magistero della Chiesa, ma anche con quella capacità di instaurare in questo suo personale percorso di fedeltà, non dico il dubbio, ma la ricerca della comprensione, come se fosse qualcosa non di scontato, ma qualcosa che tu devi cercare di capire. Un po', se volete, come quando di un problema si conosce la soluzione, ma ci si chiede, ma come si è arrivati a questo valore? Come si è arrivati a questa conclusione? Perché le cose stanno così? Non voglio mettere in dubbio del perché stanno, del come stanno, ma del perché stanno in questo mondo. Cioè, come dire, quell'eterno problema che è così caro poi peraltro a Benedetto XVI, che è il rapporto, no, tra intelligenza e fede, tra ragione e fede, questo cammino in cui la fede in qualche modo interroga la mia intelligenza, ma anche la mia intelligenza interroga la fede, secondo quella bellissima espressione di Papa Ratzinger quando dice che l'intelligenza purifica la fede. Pensate la forza contundente di un'affermazione di questo tipo, perché la fede senza l'intelligenza può in qualche modo scivolare una sorta di fideismo che può diventare fondamentalismo. Quindi noi abbiamo bisogno di guardare la nostra fede anche con l'aiuto della nostra intelligenza, e nello stesso tempo la fede è qualcosa che ci aiuta certamente a dare alla nostra intelligenza, come dire, ali, a farla volare più in alto. Quindi il tema della laicità per me è sostanzialmente il grande tema della libertà personale e della responsabilità personale, la dimostrazione che ogni cattolico è più di ogni altro soggetto un soggetto profondamente libero, perché è libero nella sua intelligenza, è libero nella libertà di pensiero interiore che ti fa esplorare tanti cammini, che ti fa intercettare e interrogare le alternative. Non è che tu non ti ponga delle alternative, te lo poni, io mi pongo
sì o perché no, vuoi per esempio alle coppie di fatto, al registro delle coppie di fatto, piuttosto che al matrimonio omosessuale. Io ho bisogno di capire, perché poi ho bisogno di spiegare, perché poi ho bisogno anche di tradurre tutto questo in un assetto legislativo. Non mi bastano le definizioni, ho bisogno dei processi, ho bisogno degli approfondimenti. Quindi l'eco che ci viene proposto è un eco fortemente impegnato in cui la mente cerca, lo dicevano bene i filosofi, no? Quando dicevano la fede cerca l'intelletto e l'intelletto cerca la fede. E questo a mio avviso è il laico oggi, davanti a una situazione di, se volete, da un lato di relativismo, ma anche davanti a queste situazioni veramente drammatiche come quelle che sono emerse in questi giorni dalla situazione della regione Lazio. Guardate, io non credo che la regione Lazio sia la peggiore delle regioni italiane, io credo che è la mia regione, come tale è una delle cose che a me personalmente mi toccano più direttamente e mi addolorano più profondamente. Però mi chiedo come sia possibile quella corruzione dell'avidità, perché lo vedete su tutti i giornali con la lista di tutti i bonifici intestati a se stessi. Quindi proprio quella avidità che non ti fa mai dire basta a qualcosa, eh? Però mi chiedo anche come questa avidità a un certo punto corrompa anche questo senso, se volete, estetico dello stile, dell'eleganza umana, del gusto anche di una bellezza. Ricordate che Dostoevskij diceva che la bellezza salverà il mondo. Bene, in questa situazione di cui è emblematica la famosa foto della famosa festa, di bello non c'è nulla. Guardate, quella era una festa che doveva essere il ritorno a casa di Ulisse ed è diventata la festa dei porci, perché quelle erano le maschere. Allora questa perdita totale del gusto, che è una perdita totale a monte della buona amministrazione, che è una perdita totale di quelli che sono un poco il senso del rapporto, come dicevi tu proprio nel tuo primo intervento, delle istituzioni. Il fatto è che quando la corruzione si dà, diventa facilmente una corruzione anche lei globale, che investe etica, intelligenza, estetica, e l'uomo che ne viene fuori, l'uomo che tu non riesci più ad afferrare. Com'è possibile? E questa domanda è quella che noi ci poniamo realmente da cattolici. Io sono guardata, sto aspettando con grande... E con grande passione, perché dopo ovviamente per l'età e per tutto, io l'ho vissuto quel tempo e lo ricordo, ma adesso l'11 di ottobre saranno 50 anni del Concilio Vaticano II, se qualcuno di voi ha qualcosa di più di 50 anni ricorderà, ma per tutti noi, che per quanto grandi allora eravamo giovani studenti universitari eccetera, per tutti noi il Concilio Vaticano II è stato il concilio che ha sdoganato proprio il senso della laicità, come il senso della responsabilità, come il senso della libertà. Allora, a me sembrava importante che il mio libro partisse da questo punto, ma per restituire dignità, agnosce cristiana e dignità in tua, no? Cioè, prendi coscienza di questa dignità. Non puoi nemmeno nasconderti, né dietro le gonne, o dietro i pantaloni, più facilmente, del tuo capo politico, ma non puoi avere l'alibi di giustificarti dicendo così, voto così perché ha alzato la mano quello che è il capogruppo, ma nemmeno certamente dietro quelle forme pagate, come sono quelle, diciamo, tra virgolette, ben fatto, abbiamo fatto tutti e due a distinguere tra il magistero della Chiesa, con la sua mobilità, con il suo spessore, con la sua profondità, e quello che è il legittimo pensiero di qualunque Don Filippicchio. Ha tutta la ragione di avere il suo punto di vista, ma io non ho l'obbligo. Viceversa, il magistero della Chiesa, prima di metterlo in discussione, sarà bene che io mi interroghi molto seriamente, perché non capisco, perché non arrivo. Quindi questo lo trovate in mille espressioni, cercando proprio di declinare la parola laicità, la laicità come facoltà, la laicità come competenza. Come faccio ad essere un laico responsabile se parlo di cose che non so?
se non studio i problemi. Se pretendo che le cose, soprattutto le cose che riguardano, o ci vuole Santa Madre Chiesa, io le imparo da Repubblica. Come può, se non studio i problemi e non vado alla fonte, dico Repubblica, potrei dire l'Espresso, potrei dire l'Unitario, potrei dire un diretto. Non perché le imparerei meglio da Libero o dal Giornale, attenzione, da nessuno di tutti questi. Noi leggiamo Famiglia Cristiana. Bene, Famiglia Cristiana, però devi leggere anche un po' di più a venire, te l'ho detto proprio. Comunque, voglio dire, in ogni caso andare alle fonti, andare alle fonti. Allora, ecco, questo bisogno di competenza, questo bisogno di studio, questo riscoprire il valore dello studio, a me sembra fondamentale. Giustamente lui dice, ha raccontato questa bellissima, ti ringrazio, testimonianza personale, tu l'hai fatto per fare, come dire, una sorta di ringraziamento alla politica che ti ha permesso esperienze straordinarie, ma non vi sfugga che l'approdo alla politica è passato attraverso lo studio personale, la laurea, cioè passato attraverso un'elaborazione concettuale di tutto quello che si faceva. Non è che la laurea sia indispensabile, però lo studio sì. E quindi il primo capitolo cerca di giocare con questo. Il secondo capitolo invece entra in quello che io trovo uno dei determinanti della democrazia in questo momento, che è il tema dei diritti. Oggi, in tutta epoca in cui tutto è diritto e quasi nulla è dovere, noi abbiamo bisogno di interrogarci, attenzione, abbiamo bisogno di interrogarci su questo tema che ci intriga profondamente, che è quello dei nuovi diritti. Ma attenzione a non dimenticare i diritti che c'erano anche prima e i doveri che si trascinavano dietro. Nel grande capitolo, nella grande interrogazione sui diritti, beh, ce ne sono alcuni che vanno veramente difesi. Voi sapete, per esempio, cito soltanto un esempio che era sulle pagine, oggi la Corriere della Sera dedicava a questo tema due paginone enormi. Lo faceva a partire da un punto di vista dei bambini che sono stati adottati e diceva in qualche modo sanzionando la legge italiana, diceva che noi tuteliamo moltissimo il diritto all'anonimato delle madri e non tuteliamo affatto il diritto alla conoscenza dei genitori naturali dei bambini. Non voglio sollevare questo problema, voglio soltanto dire che ogni volta che noi ci poniamo un tema di diritti, ci dobbiamo chiedere se c'è qualche margine di conflitto tra questi diritti. Perché il problema non è solo riconoscere i diritti a uno, il problema è di contestualizzare questi diritti all'interno di una dimensione più ampia, perché questa è la democrazia. La democrazia non è il riconoscimento dei diritti al più forte e oggi potremmo dire non è il riconoscimento dei diritti a colui che più facilmente ha l'accesso alla platea televisiva, perché può gridare di più. Il tema della democrazia è proprio il tema del bilanciamento dei diritti, è il tema del rispetto dei diritti di tutti e quindi per molte di queste cose che ci siamo detti, vedi il tema dell'adozione, non c'è soltanto il diritto dei genitori, perché quello non è un diritto dei genitori ad avere un figlio, c'è piuttosto il diritto di un figlio ad avere dei genitori. E quindi è anche una lettura diversa che tocca un tema che ovviamente non è uscito per niente stasera, ma ne avrebbe avuto modo di decidere se una donna di 55 anni può decidere a un certo punto di avere un figlio, se quel diritto alla maternità si giustifica prescindendo del diritto di quel bambino, perché esiste anche nella legge naturale a cui ha fatto riferimento tante volte Savino in questa serata, c'è anche proprio quel buon senso interno della natura che ti dice che ci sono dei contesti di intervallo di tempo che sono una garanzia per il figlio e garanzia per la mamma. Da questo punto di vista molte cose, se noi le guardiamo senza pregiudizio, senza ideologia, senza mode intellettuali, possono venire fuori. Faccio un esempio di questa sera a cena, ero con qualcuno di voi, che chiedeva qualcosa a proposito della cremazione. Voi sapete che c'è stato recentemente un intervento della Chiesa che ha detto che il cattolico, il cristiano può tranquillamente chiedere di essere cremato, ma mentre chiede di essere cremato esiste, secondo la nostra più squisita tradizione letteraria foscoliana, esiste anche in qualche modo il diritto di coloro che restano a poter dare un tributo,
dire di affetto per il cristiano, anche di preghiera, comunque di relazione. E quello che veniva fuori è che oggi cremare e cremare a spese, per esempio, della regione, fa niente, gratis. Di conseguenza, il rischio della cremazione in tempi anche di crisi non è tanto la scelta, quanto potrebbe diventare il luogo della maggiore semplicità per tagliare corto una serie di spese. Ma come mi pongo io un tema complesso, se volete? Allora, ci sono molte cose, certamente anche questo può essere oggetto di quel testamento biologico che noi preferiamo chiamare dichiarazione anticipata di trattamento, eccetera, 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 eccetera. In cosa, ma sempre nel rispetto della volontà dell'individuo, che in qualche modo guarda a se stesso non come un individuo isolato, perché tutto il vero tema dei diritti è pensare che l'uomo non è un soggetto autoreferenziale, ma è un soggetto profondamente relazionale, che nessuno di noi vive in un mondo da solo, nessuno di noi in qualche modo vive solo, perché tutti abbiamo costantemente e continuamente bisogno degli altri, continuamente. Non esiste la possibilità di spezzare una lancia a favore, come dire, dell'egocentrismo o dell'ego, come dire, della solitudine dell'io, come se tutto il resto si potesse tagliare fuori. Non esiste. Qualcuno di voi avrà visto quel bellissimo film, Costa Wedge, quello sta nell'isola, e a un certo punto si inventa la palla, il pallone, con cui parla, perché ha bisogno di parlare con qualcuno. E quando a un certo punto la tempesta lo porta via, lo rompe, lui grida e piange. E sappiamo tutti che era una realtà puramente simbolica. Allora, noi dobbiamo ricordarlo di più che siamo soggetti relazionali. E chi governa, chi fa politica, deve governare pensando sempre l'uomo al centro di una rete di relazioni e di rapporti. Ecco perché noi vogliamo, e nel libro si cerca di capire meglio che cosa significa dire che la famiglia è il nucleo della società, la prima cellula della società, che a volte troppo spesso sono slogan, sono frasi fatte, però hanno un grande valore che noi dobbiamo spremere fino in fondo. Allora la prima verità è che la famiglia è tale in quanto ci riguarda ognuno di noi, che nessuno di noi nasce per sé e vive per sé. Quindi però allora il tema, quando tutti ci dobbiamo riconoscere alcuni diritti alle coppie, e noi diciamo sempre che questi diritti vanno riconosciuti e vanno riconosciuti sul piano individuale, pensate alla solitudine della persona separata, pensate alla solitudine dell'impoverimento a cui vanno incontro delle famiglie, oppure pensate viceversa a relazioni di persone che sono state davvero tanti anni insieme e che hanno svolto l'uno nei confronti dell'altro una sorta di funzione di affettuosa e profonda relazione di servizio, di mutuo appoggio. È giusto che queste vadano in strada. Ma questo non può prescindere dall'azione positiva. La società si regge su una base di legami forti e noi dobbiamo insistere sui legami forti. Pensate a quello che succede in montagna. Qual è uno dei primi rischi che si corrono davanti al disboscamento della montagna? Semplicemente che tutta la montagna venga giù. Allora noi piantiamo degli alberi perché mettano radici e perché queste radici tengano la montagna. Allora questa è una famiglia unita, è un albero piantato nel cuore della società perché metta radici e tenga al di là di tutto, tenga unita la società. Queste sono, se volete, mille e diverse forme, però di ragionare sul perché dei valori, che cosa significa. A Savino piace parlare di valori fondativi, non so se a te piace parlare di valori non negoziabili, ma li hai citati sempre come valori non negoziabili. Non sono d'accordo, perché non li posso negoziare? Appunto, perché ci sono delle cose che non hanno prezzo. E non hanno prezzo perché sono un fondamento. Nel momento in cui io tolgo il fondamento, viene meno l'edificio. Ma noi dobbiamo capirlo. Dobbiamo capire che una pietas esercitata in un certo momento nella società per venire incontro a quella che potremmo anche dire una sofferenza della società, una sorta di, come dire, aiuto
per colmare una ferita va benissimo, diciamo affettuosamente, ci facciamo gli ospedali, potremmo dire anche gli ospedali delle relazioni, gli ospedali dei rapporti, cioè svolgiamo una funzione, come dire, di welfare in questo modo. Ma questa è condizione necessaria davanti alla società in cui stiamo vivendo, ma radicalmente non sufficiente, e che non dà affatto ragione, perché molte altre società, perché prima ci siamo detti, e l'ha detto prima molto bene Mauro, dicendo che noi siamo il 10% della popolazione mondiale e consumiamo il 50% del welfare globale, ma anche perché noi abbiamo coltivato questo bisogno profondo di una relazione forte. Allora, tutto questo secondo me è parte importante del fare politica. Noi dobbiamo consegnare alle nuove generazioni modelli di famiglia forti. Non possiamo limitarci a prendere atto dei modelli di famiglia al legame debole. Poi cercheremo di venire incontro anche a quei bisogni, perché di tutti una società si deve occupare. Ma noi dobbiamo consegnare modelli forti che tengano, come adesso, come se facessimo la cassa integrazione dei legami affettivi per venire incontro a una situazione di sofferenza. Ma se non facciamo lo sviluppo e non creiamo le occasioni reali di lavoro, di impegno, perché i giovani delle prossime generazioni possano trovare il loro lavoro, crescere, svilupparsi, eccetera, non, per carità di Dio, all'operaio di oggi in difficoltà, la sua cassa integrazione di oggi può diventare una condizione sine qua non di sopravvivenza, ma non lo è per la società alla quale noi dobbiamo offrire modelli diversi. E questo è un impegno che il cristiano ha sempre avuto, che il cattolico deve avere, è lo sguardo lungo sulle cose, è i piedi per terra, è l'attenzione anche al gesto concreto che ti fa venire incontro ai bisogni reali di quel momento, ma che non è sufficiente. Non è sufficiente perché non ti dà il senso della prospettiva, non ti dà il senso della progettualità. Noi oggi soffriamo perché per anni è mancata questa progettualità alla politica e si è fatta un'operazione soltanto, come dire, di aggiustamento. Questa è la parte forse un po' più complicata, quella che lui dice che ha saltato le pagine, insomma. E poi dopo c'è una parte che è dedicata a una riflessione sulla dottrina sociale della Chiesa, perché io considero che quella cosa a monte, per cui io sono debitrice al magistero della Chiesa e non sono debitrice al pensiero della persona, del singolo, con l'incontro, singolo sacerdote, singolo docente, ma sono debitrice a un pensiero forte che matura nella Chiesa, io credo che troppo poco lo conosciamo. Io ho voluto, come dire, spulciarne dei passaggi, ricostruire un percorso che possa aiutarci a capire alcune cose, ma per darci il gusto, l'orgoglio, se volete, l'orgoglio fatto di umiltà, perché non l'abbiamo inventato noi, ce l'ha creato, ce l'ha elaborato qualcuno per noi, di una cultura che ci appartiene e che non ci rende sudditi di altre culture. Noi possediamo un patrimonio culturale che però è come se tu avessi un computer, o come se tu avessi una ricchezza nel tuo computer e ti fossi scordato la password. Non ce l'hai là, ma non ci puoi accedere perché ti manca la password. Ecco, per noi un po' la dottrina sociale della Chiesa a volte è come un patrimonio enorme al quale non accediamo perché ci manca una password. Dobbiamo riuscire a ritrovarla per andare ad attingere a questo. E poi l'ultima parte dell'ultimo capitolo sono alcuni casi concreti, uno per esempio è quello dell'insegnamento, l'altro è quello di alcune ovviamente una riflessione sulla legge, questa sul fine vita e tutto qua. Però io credo davvero che per fare politica noi cattolici non possiamo andare d'accordo tra di noi se ognuno di noi non fa lo sforzo personale di mettere a fuoco in primo piano il proprio essere cattolico. Cioè io per capirmi con lui, per capirmi con te, per capirmici da cattolico, ho bisogno che perlomeno una parte della nostra cultura attualizzata sia davvero un legame forte che ci unisce. E quindi abbiamo bisogno davvero di riappropriarci di questo. E questo molte volte viene meno, qualche volta io dico, lamentandomi con i miei amici un po' importanti, dico: ragazzi, c'è una pastorale per tutti,
c'è la pastorale per lo sport, il Papa domenica ha ricevuto tutti i medici sportivi facendo un discorso bellissimo sullo sport, c'è la pastorale della famiglia, c'è la pastorale del lavoro, c'è la pastorale della sanità, c'è la pastorale dei giovani, ma dico una pastorale della politica, cioè un'azione vera e forte che guardi alla formazione e che quindi richieda a ognuno di noi anche un atteggiamento di umiltà e di responsabilità per capire che non si nasce imparati e per capire che certi temi non si può aprire bocca e dare reato, ma richiedono studio e riflessione, e forse questo è uno sforzo che dobbiamo fare. E credo che ormai siamo arrivati, finisco con questa ultima frase, voi sentite su tutti i giorni dire sui giornali che il vero problema in questo momento è la cosiddetta legge elettorale. Cioè, come mancano 6 mesi alle elezioni e la legge elettorale ancora non c'è. Io voglio dire solo una cosa, qualunque legge elettorale si farà, mettiamola così, in qualche modo era stata già fatta prima e non aveva funzionato. Maggioritario, proporzionale, Parlamento al 5%, Parlamento all'8%, premio di maggioranza, l'abbiamo un po' più vecchi di noi l'hanno sentito definire con molte espressioni, no? Per dire tutto può essere utile e tutto può essere inutile se non c'è prima il criterio A di scegliere e di autorizzare a candidarsi persone oneste. È un obiettivo elementare. Direbbe elementare Watson, persone oneste. Secondo, persone che si vogliono impegnare davvero senza conflitto di interessi. Guardate che non c'è solo il conflitto di interessi per eccellenza che è quello di Berlusconi. Ci sono 1000 conflitti di interessi. Ogni corruzione aveva dietro un conflitto di interessi. Basta prendere qualunque scandalo volete prendere. Allora, noi dobbiamo che qualcuno possa veramente vegliare perché non ci sia conflitto di interessi, gente onesta, che non ci siano conflitti di interessi, che ci sia una valutazione reale, gente che si voglia impegnare